Chiuso il Giubileo, rimane aperto il cuore di Cristo Re. Il Papa ha raccomandato di tornare all'essenziale e di rivestirsi di sentimenti di misericordia. Nuova stagione di programmi per Telepace. Da oggi in diretta dalle 20 alle 20.30, buonasera, approfondimento giornalistico. Alle 21.10 nel direttamente su L'Anno Santo in Diocesi. Serie di scosse di terremoto nella notte in Val di Taro, la più forte di magnitudo 3.2 alle 4 di questa mattina. Secondo gli esperti si tratta di un fenomeno normale per la zona. Lotta al traffico di stupefacenti, contrasto alle truffe e ai furti in appartamento. L'impegno dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dei cittadini, oggi a Chiavari la festa della patrona Virgo Fidelis. Sono ripresi gli allenamenti per la Virtus Entella dopo la sconfitta a Terni. Venerdì al Comunale di Chiavari il derby con lo Spezia. Ospite del Buonasera il difensore Francesco Belli. Buongiorno ai telespettatori del TG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, che corona l'anno liturgico, il Papa ha chiuso l'anno santo della misericordia. Era presente alla celebrazione in Vaticano anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vediamo il servizio. La chiusura della Porta Santa della Basilica Vaticana ha siglato la fine del Giubileo della Misericordia. Anche se si chiude la Porta Santa, ha precisato il Papa, rimane sempre spalancata per noi la vera Porta della Misericordia, che è il cuore di Cristo. La regalità di Gesù è paradossale. Il suo trono è la croce, la sua corona è fatta di spine. La grandezza del suo regno, quindi, non è la potenza secondo il mondo, ma l'amore di Dio, che ha vinto e continua a vincere i grandi avversari dell'uomo, il peccato, la morte, la paura. Sarebbe però poca cosa credere che Gesù è re dell'universo, ha detto il Papa nell'omelia, senza farlo diventare Signore della nostra vita. Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi, è ricca nell'amore, missionaria. Sulla croce Gesù perdona sino all'ultimo istante. Oggi sarai con me nel paradiso, disse al ladrone pentito. Dio non ha memoria del peccato, ha osservato il Papa, ma di ciascuno di noi, suoi figli amati. Tanti pellegrini quest'anno hanno varcato le porte sante. Il Papa all'Angelus ha ringraziato coloro che hanno contribuito spiritualmente alla riuscita del Giubileo, gli anziani e i malati che hanno incessantemente pregato e le monache di clausura, oggi ricordate in modo speciale dalla Chiesa, nella giornata Pro Orantibus. E questo è il tempo della misericordia, lo ha ribadito ancora una volta Papa Francesco nella lettera apostolica Misericordia et Misera pubblicata oggi a conclusione del Giubileo. Quattro le principali novità. Tutti i sacerdoti avranno d'ora in poi la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. I missionari della misericordia proseguiranno il loro ministero. I fedeli che frequentano la fraternità di San Pio X potranno continuare a ricevere validamente l'assoluzione sacramentale e infine l'istituzione nella giornata mondiale dei poveri. Questa è la novità introdotta appunto dalla lettera apostolica di Papa Francesco. Un approfondimento sicuramente nel telegiornale di questa sera. E restiamo in tema perché ripercorreremo il Giubileo vissuto nella diocesi di Chiavari questa sera nella trasmissione direttamente su in onda alle 21.10 che inaugura la nuova stagione televisiva. Abbiamo raccolto le testimonianze del Vescovo Alberto Tarasini, dei sacerdoti impegnati nelle chiese giubilari, ovvero la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il Santuario di Nostra Signora di Montallegro e quello di Nostra Signora della Guardia a Velva e la Basilica di Santa Maria di Nazareth. Appuntamento su Telepace 1, canale 15 alle 21.10. E con oggi dunque parte il nuovo blocco di programmi di Telepace nell'intento di essere sempre più in mezzo alla gente. La nostra emittente aumenta gli spazi informativi in diretta. Affiancheranno il buongiorno di Teleradio Pace al mattino, il buon pomeriggio che riprenderà il ciclo di programmazione da lunedì prossimo, 28 novembre, mentre questa sera debutterà Buonasera in diretta dalle 20 alle 20.30 e poi, come abbiamo già detto, alle 21.10 riprende la stagione di direttamente. Insomma, su queste novità, sulle novità del palinsesto di Telepace, sentiamo il nostro direttore, Don Fausto Brioni.
Carissimi, quest'oggi cominciano due nuovi programmi per la nostra emittente. Uno per la verità, il direttamente suo, è una ripresa di una trasmissione tra le prime nate qua a Telepace, il momento di approfondimento giornalistico, il lunedì sera alle ore 21:10 circa, e questa sera lo dedicheremo alla conclusione dell'anno santo della misericordia. E poi l'altro appuntamento è quello di cui vedete ora l'intersigla qua accanto a me nel monitor. Buonasera, un momento in diretta tutte le sere dal lunedì al venerdì alle ore 20 fino alle 20:30 tra i due telegiornali, per approfondire un tema, incontrare qualcuno e avere uno spazio di comunicazione diretta con voi, i nostri telespettatori. Un momento questo che vuol far sentire ancora più vicina a tutti coloro che seguono Telepace, l'emittente, e dà la possibilità di presentare, così come facciamo negli altri appuntamenti in diretta, il buongiorno di Telepace la mattina alle 7:30, il buon pomeriggio alle 14:30, che inizierà la prossima settimana, e la sera un momento nel quale Telepace si fa prossima a coloro che la seguono e dà la possibilità di sentire quello che il nostro territorio, la nostra comunità esprime. Vi rivolgo l'invito ad essere presenti questa sera, a seguire la nostra emittente. Inizieremo questa sera con lo sport e ci sarà la possibilità anche di sentire come sostenere Telepace. Ricordo che la nostra emittente vive dell'aiuto dei suoi telespettatori e allora questo sarà un modo per sentirci ancora più vicini. L'appuntamento allora questa sera alle 20 su Telepace 1 e poi alle 21:10 con il direttamente su. Alle 13 la fine dell'allerta gialla per pioggia nel Levante diramato a partire dalle 20 di ieri sera. I fenomeni precipitativi più intensi si sono registrati nella notte. La cumulata maggiore si è registrata in località Laghicciolo, in Val d'Avito, dove sono scesi 64 mm di pioggia, valori superiori ai 30 mm nell'entroterra, a Borzonasca, 33,2 a Belpiano, 32,2 a Villa Uneto. Sulla costa la cumulata più consistente è segnalata dalla centralina di San Pier di Canne a Chiavari con 31 mm, a Lavagna il quantitativo di pioggia caduto è stato di 30 mm. E una sequenza sismica di 8 terremoti nelle prime ore di questa mattina in Val di Taro, in provincia di Parma, a partire dalle 4:05 con una scossa di magnitudo 3.2 localizzata a 3 km di distanza dalla cittadina di Borgotaro. La terra ha tremato fino alle 4:40 con altre 5 scosse di magnitudo comprese tra l'1.3 e il 3.1. In precedenza un altro evento di magnitudo 1.8 era stato registrato alle 2:43 ora italiana. L'epicentro degli eventi più importanti è stato registrato a 8 km di profondità, un fenomeno che rientra nella normalità, secondo gli esperti per quanto riguarda la zona. Vediamo. A che fenomeno stiamo assistendo? Guardi, un fenomeno che rientra nella, chiamiamola, normalità, nel senso che è una zona che nel passato ha già dato terremoti più o meno di questa magnitudo. Memoria storica, credo di ricordare che ci sono stati un paio di eventi con un'intensità proprio a Borgo Val di Taro tra 5 e 6. Il fatto che siano state scosse ripetute anche nell'arco di 10 minuti in magnitudo comprese tra il 3 e il 2 fa preoccupare? No, assolutamente, rientra in realtà in un fenomeno assolutamente normale, nel senso che prima, a seguito di un terremoto relativamente forte, normalmente ci sono quelle che vengono chiamate scosse di assestamento, quindi con rilasci di energia sempre minori, a meno che, come abbiamo visto da Matrice, non intervenga qualche fattore scatenante che in qualche maniera metta in movimento altre faglie. Allora a questo punto quello che si verificherà potrebbe essere un evento nuovo che verrà seguito a sua volta da scosse di assestamento. Per il momento ovviamente non possiamo fare nessuna previsione su quello che accadrà a partire da oggi in poi. Apparentemente quell'episodio sembra concluso, però naturalmente non possiamo dirlo con certezza. C'è un collegamento con quello che sta succedendo nel centro Italia? Questo è relativamente difficile da dire, nel senso che vista la distanza dalla zona centrale dell'Appennino e visto anche il dominio diverso, si tenderebbe ad escluderlo. L'attenzione quindi c'è, rimane alta. Che consiglio comunque dare anche alla popolazione che vive in quei territori? Guardi, per scosse di questo tipo l'accorgimento ideale è quello semplicemente di stare, come si dice in campana, ovvero ascoltare i segnali che vengono dal terreno,
dalla terra e soprattutto anche ascoltare eventuali messaggi, comunicazioni, informazioni che provengono dagli scienziati. Però per il momento, se l'evento appunto fosse concluso così, rientra in una normalità quell'area dove appunto si sono già verificati terremoti di questo tipo. La cronaca adesso è di 2 arresti e 10 denunce, il bilancio dell'attività di presidio e controllo del territorio svolto nel fine settimana dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Chiavari. Oltre 150 gli accertamenti effettuati, anche con l'ausilio dei cani antidroga e di un elicottero. Un impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini che è stato ribadito in occasione della festa della Virgo Fidelis, patrona dell'arma, celebrata questa mattina nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Sentiamo. Oggi festa della Virgo Fidelis, un momento anche per fare il bilancio dell'attività annuale. Che territorio è questo e come viene portata avanti l'attività dei carabinieri? Ma stando ai dati che abbiamo attualmente, possiamo dire di aver incrementato il numero di arresti e denunce a piede libero, quindi un'azione di contrasto molto importante, e abbiamo avuto inoltre un decremento del numero dei furti, in particolare di quelli in abitazione, dato per noi molto importante perché prevenire il reato per noi è uno degli obiettivi principali, in modo tale da poter garantire una maggiore sicurezza al cittadino. La lotta agli stupefacenti resta comunque l'obiettivo principale di questo territorio? Assolutamente, diciamo che soprattutto la tutela di quelli che sono molto spesso persone minorenni e le famiglie anche delle persone che invece sono dedite all'uso di sostanze stupefacenti è una, per noi una missione molto importante. Oltre a questo, naturalmente, questi controlli sono finalizzati anche al contrasto dei reati predatori, quindi furti in particolar modo, rapine, in modo tale da poter garantire una maggiore sicurezza per tutta la cittadinanza. Uno dei reati più odiosi di cui sono vittime in particolare le persone anziane sono proprio le truffe, anche su questo caso c'è molta attenzione. Sì, assolutamente, abbiamo anche cercato di incrementare il numero di incontri con le persone delle fasce, diciamo così, più deboli, insomma degli anziani, e abbiamo anche attuato tutta una serie di attività volte a identificare la possibile presenza di truffatori in zona. In particolare modo abbiamo notato che questi soggetti vengono da fuori, non sono del posto, e siamo riusciti anche recentemente a denunciarne due. Tra gli episodi di cronaca che hanno fatto parlare molto anche per l'attività dell'Arma dei Carabinieri è stato il fatto di Lumarzo. Assolutamente è stata un'indagine molto complessa, soprattutto per trovare quelli che erano gli elementi di reato, ma siamo riusciti unitamente con il nucleo investigativo di Genova ad avere un quadro assolutamente chiaro, delineato, che ha portato, tant'è vero, pochi giorni dopo il soggetto, insomma, addirittura mentre si trovava appunto in carcere, a confessare l'omicidio. Immigrazione e accoglienza, dove stanno andando Italia ed Europa, e questo è il tema dell'incontro promosso da Lucid, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigente, sezione del Tiguglio e del Golfo Paradiso, che si terrà a Rapallo il prossimo mercoledì. L'appuntamento alle 18.30 all'Hotel Europa. Il relatore Don Federico Picchetto, per chi lo desidera, seguirà una cena con prenotazione obbligatoria al 348 5716 510. E hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di vita matrimoniale Ilies Ferretti e Giovanni Maestri, una coppia di Moneglia. L'anniversario è stato festeggiato per motivi di salute nella loro abitazione, dove sabato ha celebrato la messa Don Gracien Nuire. Ilies è casalinga, Giovanni ha lavorato per molti anni in ferrovia. Dalla loro unione è nato il figlio Stefano, che ha condiviso il momento di ringraziamento al Signore per il lungo cammino percorso insieme ai suoi genitori. Erano presenti anche la nuora e la nipote Aurora. A Ilies e Giovanni Maestri vanno ovviamente le felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Telepace. E abbiamo visto proprio le foto della festa. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola Miri Candido, la quarta volta di Angela Merkel in Francia, balzo di Fillon alle primarie a destra e sconfitta per Sarkozy, la destra classica sorpassa Sarkozy. I corsi universitari online, un primato tutto italiano, a Napoli la piattaforma Federica è la migliore in Europa. Ma poi nella prima pagina del Corriere della Sera la foto del Papa, chiusa la Porta Santa, vediamo all'interno un ampio servizio.
Lasciamo sempre aperta la porta della misericordia, il messaggio del Papa alla chiusura del Giubileo, oltre 21 milioni di pellegrini, i miei 80 anni, prego e dormo come un legno, non ho sentito nemmeno il terremoto, dice il Papa. Le candele e le giacche, gli 800 volontari in aiuto dei nuovi poveri, l'opera di San Francesco proprio in questo anno della misericordia. E poi vediamo la prima pagina del Secolo XIX, Merkel si ricandida, Sarkozy al capolinea, la cancelliera tedesca difenderò la democrazia dall'odio, destra francese, l'ex presidente è fuori dal ballottaggio. E poi Renzi dice ai sindacati difendete la casta, il premier punta ai voti dei moderati e Landini della Fiome replica brutta riforma, verso il referendum l'ex sindaco di Roma Marino attacca, se vince il sì vola il populismo. E poi per lo sport, indomita Samp, una rimonta da 100 e lode, con il Sassuolo rimonta da 0 a 2 a 3 a 2, poi il Genoa che invece perde, si perde fuori casa, errori e regali in difesa, la Lazio vince 3 a 1. Le notizie dal nostro territorio, si riapre il 9 dicembre a Ne Gamba Tesa, il rilancio delle miniere riaccende il Trenino. E poi terremoto ATP, privati ora vendono le quote, vediamo nelle pagine interne, colpo di scena in ATP, privati vendono, Auto Guidovia ha informato Città Metropolitana e azienda della volontà di cedere le proprie quote che sono il 48% comperate a 750.000 euro. Alla base della scelta l'intenzione di superare il vizio di regolarità evidenziato dall'ANAC. Fuga o bluff, c'è chi non collega il varo di una gara alla reale volontà di abbandonare l'azienda, ma ora la palla torna ai comuni azionisti, i gamba della CGIL dice gli enti intervengano, Pastorino di possibile è adesso voltare pagina, il presidente Sivori se l'intenzione verrà confermata la società potrebbe tornare pubblica. E ancora sul Secolo XIX, Liguria a due velocità, il commercio cresce solo intorno al turismo, un fenomeno che penalizza le periferie già in crisi. I dati negativi delle attività urbane lo confermano, bene invece bar, ristoranti e ricettività faticano gli altri ambiti. Ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti con Alberto Viazzi. Bene, grazie. Abbiamo un aggiornamento di cronaca. Continuano le ricerche sul Monte di Portofino di possibili presunti dispersi e le segnalazioni sono partite già ieri pomeriggio. Sono stati trovati due zaini abbandonati appartenenti ad escursionisti nella zona di Cala dell'Oro. Le ricerche erano già incominciate ieri senza esito e sono continuate per tutta la mattinata. I vigili del fuoco sono partiti questa mattina alle 8, hanno battuto la zona delle batterie di Portofino. La Capitaneria di Porto ha fatto anche ricerche in mare, ma non è emerso assolutamente nulla. E sul posto ci sono anche i carabinieri, la polizia, la protezione civile e il soccorso alpino. Probabilmente sta per intervenire anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Genova per cercare eventualmente di riscontrare ulteriori elementi. Occorre innanzitutto capire se effettivamente ci siano dei dispersi o se gli zaini siano stati semplicemente abbandonati o dimenticati, magari rubati e poi lasciati sul posto. Non sono arrivate però segnalazioni e reclamazioni da parte di eventuali proprietari, quindi per il momento la questione rimane avvolta in una fitta nebbia. Dalla redazione è tutto. Veniamo adesso allo sport, il calcio per la Virtus Entella, è tempo di preparazione in vista del derby di venerdì prossimo al Comunale con lo Spezia. Questa sera nel programma Buonasera in diretta dalle 20 alle 20.30 sarà ospite il difensore Francesco Belli, con il quale si analizzerà anche la partita di sabato scorso con la Ternana finita con una sconfitta dei biancocelesti per 3-0. Sentiamo. Dopo la battuta d'arresto con la Ternana, per la Virtus Entella è ripresa la preparazione in vista del derby con lo Spezia che si disputerà venerdì sera alle 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari. Lavoro di scarico per chi ha giocato con la Ternana e seduta più intensa per gli altri componenti della Rosa. Il programma della settimana prevede allenamenti pomeridiani lunedì e martedì alle 15 al Comunale, mentre mercoledì e giovedì la squadra si allenerà la mattina a porte chiuse. Per mister Bre della formazione biancoceleste è anche tempo di analisi dopo la sconfitta per 3-0 a Terni. Sicuramente un gol poteva darci la forza per prendere sicurezza. Però anche è vero che dopo, appena entrati in campo anche sul secondo tempo, dopo 15 secondi è concesso ugualmente un'altra palla gol alla Ternana. Insomma, non va bene. Capisco il primo tempo, ma il secondo tempo fa lo stesso errore. E poi dopo sì, magari in qualche episodio poteva andarci un po' meglio, ma anche in tanti altri episodi abbiamo fatto il tocco in più in area, abbiamo cercato quasi di entrare in porta con la palla, invece devi tirare, soprattutto quando mai ritrovi un campo che è un po' pesante. Non è una partita delle nostre come atteggiamento, come equilibrio, come distanze,
perché va bene a qualità dello sviluppo, però deve portare a essere più pericolosi davanti e anche soffrire qualcosa in meno dietro. E invece non è andata così. Durante la settimana avremo modo di lavorare, sempre a testa alta, sempre cercando di stare uniti, di non cercare il colpevole, perché non c'è, ma cercare la soluzione, che è quella di lavorare, correre ancora di più e cercare di capire quello che di poco di buono abbiamo fatto oggi, per cercare di non ripeterlo nel derby di venerdì, dove sappiamo che la nostra città ci tiene tantissimo, i nostri tifosi ci tengono tanto e noi dobbiamo cercare di offrire una prestazione sicuramente diversa da quella di oggi. E ospite del Buonasera di Telepace sarà anche l'allenatore della Lavagnese, Luca Tabbiani. La formazione bianconera di ieri è in testa alla classifica di Serie D. La 12ª giornata del girone E proponeva la sfida tutta tigullina tra la Lavagnese e il Sestri Levante. Al Rivoli, i padroni di casa non hanno deluso le aspettative dei tifosi bianconeri, aggiudicandosi il derby e balzando in testa alla classifica. La rete del definitivo 1-0 è stata segnata da Di Pietro al 25esimo del primo tempo. Sconfitta l'altra tigullina del girone, lo Sporting Recco, battuta in casa dal Savona per 3-1. In classifica al primo posto Appaiate a 23 punti, dunque Lavagnese, Massese e Gavorrano, lo Sporting Recco penultimo a 10 punti, Sestri Levante e Ghivizzano ultimi in classifica a 7 punti. E con lo sport si conclude questa edizione del TG13, l'informazione ritorna questa sera alle 19.15 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.